Da domani 5 gennaio tornano i saldi invernali in Abruzzo fino al 5 marzo, con ribassi tra il 20 e il 50% e una spesa stimata per famiglia attorno ai 141 euro. I saldi, osserva Marisa Tiberio, presidente di Confcommercio Chieti, rappresentano comunque una ghiotta occasione per risvegliare i consumi dopo un anno senza botti e senza acuti, caratterizzato da molte preoccupazioni per i commercianti sempre più schiacciati da consumi che non decollano, dalla concorrenza sleale, dalle vendite incontrollate online e da un'imposizione fiscale divenuta asfissiante. Secondo una stima dell'ufficio studi di Confcommercio, come detto, i saldi saranno in linea con quelli dello scorso anno, con una spesa pro capite di circa 141 euro a famiglia. E Confcommercio ancora una volta consiglia di fare acquisti nei negozi di vicinato, poiché negli ultimi 5 anni nel nostro paese sono stati persi oltre 100.000 esercizi e 250.000 posti di lavoro. Il nostro territorio, secondo Confcommercio l'Abruzzo, conferma questo trend con dati che promettono di essere addirittura peggiori di quelli nazionali. Basti pensare che i saldi invernali sono stati anticipati, dice Confcommercio, da un Black Friday che continua ogni anno ad allungarsi a dismisura, con promozioni, sms, coupon creati ad arte per prolungare gli sconti per settimane. Ci sono poi commercianti contrari ai saldi troppo ravvicinati al periodo natalizio, quando, come dire, le tasche dei cittadini sono per lo più già state svuotate da acquisti durante le feste. Vale inoltre sempre il vademecum per i consumatori proposto dalle associazioni di categoria, le raccomandazioni per i clienti per evitare saldi nel buio, controllare bene la merce, magari fare un raffronto con i prezzi precedenti, acquistare nei negozi di fiducia e non credere agli sconti troppo marcati. Si saldi chi può, nel vero senso della parola, se lo augurano commercianti e acquirenti.